Il Teatro Sociale, colmo in ogni ordine, ha ospitato la serata di premiazione della 16ª edizione del Book Trailer Film Festival, la fortunata iniziativa del Liceo Scientifico Annibale Calini che è diventata negli anni concorso prima nazionale e poi internazionale. Tornano dopo gli anni della pandemia in sala anche tanti studenti stranieri. Siamo davvero soddisfatti. Il Book Trailer Film Festival è un progetto che nasce 16 anni fa. Per una scuola 16 anni non sono poco. Questo dice dalla bontà dell'intuizione iniziale, cioè di raggiungere i ragazzi attraverso un linguaggio loro per spingere la lettura. Adesso sono loro che ci insegnano qualcosa di nuovo e in questi 16 anni non è soltanto una durata ma è anche una contemporaneità differente. Cosa intendo dire? Che abbiamo passato la pandemia, questo ci ha permesso di sviluppare nuovi strumenti, per cui ad esempio anche i social o un sito più efficace per raggiungere il nuovo pubblico, ma non solo, siamo anche nel momento in cui abbiamo sviluppato nuovi progetti con l'estero, abbiamo un accreditamento per cui Calini viaggia e quindi sono presenti la delegazione degli amici francesi che vengono per uno scambio, la delegazione degli amici estoni della Scuola Europea di Tallinn, oltre ai nostri partner che vengono dalla Bulgaria, dalla Romania, dalla Croazia, dalla Spagna e dalla Polonia, dove sono nati festival nazionali. Stasera assegneremo il premio appunto europeo. Dalla compartecipazione degli studenti europei provenienti dai paesi partner al laboratorio online Read and Shoot è nato un book trailer sul libro Le otto montagne di Paolo Cognetti. La multimedialità ha dato prova di sapere superare i confini fisici. Penso che questo sia uno dei risultati davvero migliori. Fin dall'inizio abbiamo detto l'Europa che ci immaginiamo, un po' quello che è stato detto anche stasera, che vogliamo che rimanga come faro nel mondo, è quell'Europa che si fonda sulla cultura del libro e del cinema. Credo che questa esperienza dimostri che davvero abbiamo amici che condividono l'obiettivo e amici che sanno starci a fianco e darci anche idee. Abbiamo quest'anno costruito un gruppo di lavoro tra gli insegnanti che sta cominciando a elaborare delle strategie migliori per far sì che l'esperienza di uno diventi anche esperienza dell'altro. E questo mi sembra molto bello. Aggiungo che in questa ottica delle europeizzazioni abbiamo realizzato un book trailer che è frutto di un lavoro condiviso di paesi diversi. Difficilissimo lavorare online per fare cinema, ma ce l'abbiamo fatta. Credo che davvero il fiore dell'idea ha dato il suo frutto, questo book trailer, che porta il segno non solo delle otto montagne di Cognetti, ma porta in sé il segno di quei tanti paesi, di quelle tante culture. È straordinario che quella città che si oppone alla montagna, che appunto viene così evocata in modo così potente, sia una città che nasca dal frammento di tutte le città che vivono i nostri ragazzi europei. È un book trailer che ha raccontato non solo il libro di Cognetti, ma ha raccontato qualcosa di loro che hanno lavorato. Il cinema dell'amicizia, ecco, io lo chiamo così, nella difficoltà. Ad aggiudicarsi il primo premio della giuria europea, un gruppo di studenti polacchi che sono venuti a Brescia accompagnati dalla loro insegnante. Che emozioni, davvero. Siamo molto, molto onorati di essere qui dopo gli anni di pandemia. E vorrei, essendo qui, vorrei ringraziare tutti che hanno lavorato su questo straordinario progetto. Grazie. Ospite della serata è stata la booktalker Valentina Ghetti, insegnante di lettere di giorno e content creator per il resto del tempo. Tante sono le affinità tra un book trailer e i contenuti social. Beh, sono tantissime, tant'è che il book trailer in realtà è anche un format su TikTok, ovviamente non con questo nome, però si trovano tantissimi trailer di libri fatti da creator. Ghetti è stata capace di sfruttare il successo dato da un social network di estrema rapidità come lo è TikTok. La velocità penso sia una delle cose fondamentali. Siamo in una società che purtroppo e a volte per fortuna va sempre più veloce e anche in questo la piattaforma di TikTok si è adattata, anzi ha spopolato proprio perché i video durano dai 10 ai 15-20 secondi. Quindi è tutta la sfida sta nel raccontare un libro e convincere i lettori a leggerlo il più velocemente possibile. Da insegnante Valentina Ghetti ha spiegato poi come questi supporti social
social e multimediali siano d'aiuto per le nuove forme della didattica. BookTok aiuta perché in primis mi mostro io appassionata alla lettura e quindi di riflesso qualche studente lo cattura un po' di più, e può essere sicuramente un modo di invogliare i ragazzi alla lettura entrando, facendo un passo nel loro mondo, avvicinandosi a loro, che è una cosa che è sacrosanto fare a scuola. A visione avvenuta dei book trailer in sala selezionati dalla giuria italiana, Ghetti commenta gli elaborati tra esecuzione tecnica ed emozioni suscitate. A livello tecnico ho trovato grandissima qualità sia nel suono che nell'audio, e devo dire che non hanno nulla da invidiare a dei lavori da semiprofessionisti. Sono rimasta proprio sorpresa dalla qualità dei lavori dei ragazzi. A livello di emozione, prima di tutto è commovente vedere dei ragazzi così giovani che mettono il cuore, l'anima e la fatica nel realizzare dei trailer di libri. E poi vabbè, ho sbloccato una serie di nuovi incubi tipo maschere di barboncini e cose del genere, dei trailer horror. Infine il consiglio per i prossimi che vorranno cimentarsi nella realizzazione di un contenuto partendo da un libro: realizzate quello che amate, perché io ho avuto modo sia di vedere le reazioni dei ragazzi premiati, sia di parlare con le prime classificate, e la prima cosa che traspare è la passione che in primis loro hanno messo nel realizzare questo libro, il fatto che amavano il libro che hanno realizzato. Quindi prima di tutto scegliete cosa amate. Scopriamo ora i vincitori. Il premio per l'accessibilità in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi è andato alla quarta F del Liceo Calini per il book trailer del libro La Tentatrice, terza classificata, Livia De Simone del Liceo Artistico Statale Caravaggio di Milano con Dio di Illusione, secondo gradino del podio per Sonia Dal Pra e Rebecca Molteni del Liceo Artistico Brera di Milano con La Verità sul caso Henri Quebert. A vincere la 16ª edizione del Book Trailer Film Festival, Lara Lacchinelli ed Edith Benezic del Liceo Artistico Munari di Crema per Professione Lolita. Questa è la motivazione della giuria presieduta dal critico cinematografico Massimo Morelli. Il Book Trailer affronta con forza un tema di scottante attualità senza retorica, racconta con coraggio la realtà degradata della prostituzione minorile con originali composizioni stilistiche e cromatiche dell'inquadratura inserite in una patinata cornice d'ambientazione. Vediamo ora quindi il book trailer vincitore. Oh, sta impegnato domani sera, c'è sto lavoretto per te. Sto con la mia amica, di chi si tratta? Venite assieme che dovremmo restare fermi e tenere compagnia ai clienti. Vi dovete accontentare, lasciateli fare quello che vogliono. Vabbè, mo devo andare, l'aspetto domani, eh. Ciao Vicca. Quando abbiamo cominciato, la parola book trailer era una parola sconosciuta. Dovevamo dire: ma sapete che cos'è un book trailer? Cercavamo su Wikipedia, che è la nostra Bibbia, e non compariva. Adesso compare, e su questa voce dell'enciclopedia di Wikipedia viene nominato il Book Trailer Film Festival del Liceo Calini. Quindi davvero, con orgoglio dico, siamo stati pionieri. Ovviamente non l'abbiamo inventato il book trailer, c'è qualcuno che ha creduto anche questo, per un attimo ci ho creduto anch'io, forse l'abbiamo inventato noi. No, non l'abbiamo inventato noi, perché in realtà avevo letto di un articolo che parlava di questa esperienza americana, all'epoca sembrava queste cose d'oltreoceano. Adesso tutte le scuole di cinema praticano il book trailer proprio come mezzo per insegnare a fare cinema. Però ecco, il futuro non lo so. Noi oggi abbiamo voluto avere con noi una booktalker proprio perché nonostante la nostra resistenza da adulti un po' attempati nei confronti di queste piattaforme,
dobbiamo arrenderci all'evidenza. È lì che arrivano i nostri ragazzi, ragazzi anche competenti, capaci, e allora dobbiamo ascoltarli, dobbiamo intercettare, dobbiamo farci condizionare e aprirci, non avere nessun tipo di resistenza. Vigilare sempre, perché abbiamo il peso appunto dell'esperienza, ma anche non avere nessun tipo di atteggiamento snobistico o presuntuoso. Vogliamo capire, vogliamo farci convincere che altri mezzi ci sono, e di sicuro, cioè, il futuro è ancora aperto, è ancora grande, e in qualche modo vogliamo starci. Questa è la storia, dagli albori ai prossimi passi, raccontata da chi ha visto nascere il Book Trailer Film Festival. L'appuntamento è ora per la 17ª edizione, che vedrà nel 2024 il suo punto d'approdo. Orgoglio per il Calini è quello di essere diventato con questa manifestazione punto di riferimento per le attività culturali di Brescia. Il tesoro del Calini sono i ragazzi, ben dei ragazzi straordinari con cui fare questi progetti è davvero un piacere, e il bello è che questi ragazzi amano avere un orizzonte ampio, quindi abbiamo già detto dell'orizzonte europeo, ma dobbiamo anche dire che questa serata è stata compresa all'interno del palinsesto della proposta culturale di Brescia Bergamo, città della cultura, capitale della cultura. Di questo siamo onorati, è riconoscimento che il liceo ha dato e dà un contributo alla proposta culturale di questa città, di cui siamo fieri davvero.